Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono Marina e siete sul canale Rasmashka Beauty. E oggi parliamo dei miei top 10 detergenti per il viso. Ne ho testati davvero tantissimi. In crema, in gel, in mousse, per la pelle un po' più tendente al secco, al grasso, pelle con le imperfezioni. Oggi vi parlo proprio delle mie chicche, dei miei top dei top. Suddividerò il video in categorie, quindi ci saranno i detergenti in gel, in mousse, in crema e con le consistenze, con tipologie particolari. Cominciamo subito. Cominciamo dai detergenti in gel. Ne ho due per voi, nonostante io ne abbia testati moltissimi, ma quelli che mi sono proprio rimasti nel cuore, che proprio vi consiglierei per qualche motivo specifico che sentirete durante il video, ma questi due sono proprio nel mio cuore per qualche motivo specifico, come tutti gli altri detergenti di cui sentirete parlare oggi. Allora, il primo detergente, per il prezzo, per la reperibilità, perché adesso si trova un po' su tutti i siti, si trova nelle farmacie, nelle Ipercop. È il detergente per pelli grasse in gel di CeraVe, CeraVe scritto. Allora, è un brand americano che piano piano ho visto negli ultimi anni è diventato sempre più famoso anche in Italia, anche in Europa in generale. Capisco il perché. È un brand senza profumo, senza oli essenziali, senza SLS, SLS, quindi non è aggressivo sulla pelle, con solo ingredienti buoni a buon prezzo, cioè cosa vogliamo di più? Intanto, cosa contiene? Contiene la niacinamide, che aiuta sicuramente ad illuminare la pelle, fa anche una leggera azione antimacchia, ovviamente sono tutti prodotti a risciacquo, però insomma, per il prezzo che ha questo detergente ha diversi attivi molto interessanti. Poi ha l'acido ialuronico sicuramente, la glicerina che comunque è abbastanza idratante, per questo non sgrassa, non è aggressivo sulla pelle, e ha i ceramidi. I ceramidi fanno parte proprio della nostra pelle, appartengono già naturalmente alla nostra pelle e ci aiutano a non perdere l'elasticità, la morbidezza e la luminosità della nostra pelle. Questo detergente è magnifico perché intanto esiste in tre formati, potete prendervi quando siete convinti di quello che comprate, anche un bottiglione bello grosso. Quindi questo detergente è molto efficace sulla pelle, rimuove tutti i residui del trucco e della sporcizia, ma non è aggressivo, anzi. Non fa tantissimissima schiuma, però è sufficiente per lavare tutto il viso. Se vi piace vi prendete un bel bottiglione che sicuramente conviene. Non ha nessun profumo, ottimo anche per chi ha la pelle sensibile. Sicuramente lo consiglio per chi ha la pelle mista grassa. Il secondo detergente in gel che vi devo consigliare costa un pochettino, ma secondo me ha quella marcia in più. Qual è questa marcia? Tanto ve lo faccio vedere. È questo detergente di Keys che trovate da Douglas. Carino anche il nome perché Soul sta per anima, quindi non è skin care, la cura della pelle, ma proprio la cura dell'anima. Rappresenta un po' questo detergente, questo concetto. Vi dicevo, costa un pochettino, siamo sui 20 euro, il pack è in vetro, sono 200 ml quasi. All'interno contiene la camomilla, il caramello, per questo il suo profumo è molto particolare, la curcuma. L'ingrediente principale secondo me è sicuramente la camomilla. Intanto sicuramente protegge, non è aggressivo sulla pelle, non la secca eccessivamente, anche se la lava molto bene. Mi piace molto il pack, mi piace molto l'erogatore che eroga la quantità giusta, proprio esatta, del prodotto. Mi piace di più di lui perché l'ho scelto per voi e perché concilia il sonno. Avendo la camomilla all'interno, vi giuro ragazzi che questo profumo, che di solito metto la lavanda in questi prodotti prima insomma di andare a dormire, avendo la camomilla mi piace di più il profumo, poi c'è un po' di caramello, lo sentite, la curcuma non si sente, anche se c'è all'interno, non so, vi rilassa proprio al 100%, vi va ad utilizzare questo detergente anche per più tempo di quello necessario. Andate a letto che vi sentite ancora un po' di questo profumo un po' sulle mani, un po' sulla pelle, mi piace un casino. Se volete regalarvi un qualcosa, che sia una coccola, fate magari anche fatica a rilassarvi prima di dormire, io ve lo consiglio. Voi dite, detergente, cosa farà mai? In realtà a me aiutava davvero tantissimo a rilassarmi. Ma i detergenti in mousse, anche qui ne ho due. Il primo che ho provato ormai 6 mesi fa e che vi devo dire mi ha sorpreso tantissimo per la sua consistenza, che insomma non si smontava, proprio una panna montata, e per il profumo molto molto erbaceo e per il suo potere pulente, molto fresco sul viso. È la mousse detergente di Yves Rocher, Pure Algue,
ve la consiglio, davvero buona, dura tanto tempo, all'interno contiene la glicerina, quindi comunque un ingrediente idratante, alghe, un ingrediente antiossidante. Acqua marina, non so su di voi, ma sulla mia pelle l'acqua marina dà dei risultati, essendo la pelle grassa, anche un po' riequilibranti in qualche modo. Un profumo, dicevo, spaziale di erbe, un qualcosa di fresco. Questo è abbastanza pulente, ecco, non sentivo comunque il bisogno immediato di applicare un tonico siero subito, però ecco, qua andiamo già sulla pelle mista grassa per davvero. E il prezzo che ha sicuramente è ottimo, anche il pack è molto bello da tenere in bagno. Il secondo detergente in mousse che voglio consigliarvi, vi ho detto ne ho provati diversi, ma questi mi hanno colpito con qualcosa. Quello Pure Alg mi ha colpito per il fatto che è facilmente reperibile, perché Yves Rocher ormai lo conosciamo molto bene come il brand, ma poi non so, questa sensazione di freschezza, di detersione, molto piacevole. Il secondo è una new entry, però ragazzi è da 10 giorni, 8-9 giorni che lo sto utilizzando mattina e sera, mi piace un casino, ed è la mousse di Astra. Ho fatto un ordine sul sito di Astra, vi devo ancora far vedere tutte le novità, ovviamente anche questa mousse, però non potevo non farvela vedere. Le novità arrivano magari nei video successivi, ma questa mi ha proprio rubato il cuore, la rivedrete anche lì nel pacchettino. E il detergente delicato deterge e purifica con l'estratto di mirtillo acido ialuronico, adatto a tutti i tipi di pelle. Confermo, a tutti i tipi di pelle. Perché? Perché è una mousse che contiene davvero un sacco di attivi molto interessanti. Anche qui è un prodotto a risciacquo, quindi sicuramente non vi sostituisce un siero o una crema. Però per il prezzo che ha, perché siamo sotto i 10 euro, Astra uscita con questa linea skincare, per me è valida. Poi è made in Italy, cioè sono contentissima di averla provata, anzi proverò altre cosine della skincare di Astra. Tanto ha l'acido ialuronico all'interno, quindi sicuramente è idratante, aiuta a non perdere l'acqua, aiuta soprattutto al detergente di non seccare troppo la pelle. Come ingrediente antiossidante ha l'estratto di mirtillo, ottimo anche per chi vorrebbe un po' un effetto antietà. E poi ha due ingredienti che mi hanno assolutamente rubato il cuore, cioè gluconolactone, che è il polidrossiacido, se non sapete che acido è, vi lascio giù qua la scheda per il video sull'esfoliazione. Comunque l'acido più leggero che ci possa essere, per esfogliare delicatamente tutti i giorni piano piano la pelle, quindi è ottima anche perché la pelle è sensibile o comunque pelle secca, vorrebbe un'esfoliazione ma non troppo strong. E poi ha l'acido lattico, anche questo acido è un alfa idrossiacido, però è un po' più leggero rispetto magari ad un acido glicolico. Questa combinazione in questa mousse è meravigliosa, mi piace anche il profumo del prodotto, sa di mirtillo, il colore è questo qua, azzurrino, la schiuma non è proprio panna montata, insomma si smonta un pochettino, però è molto piacevole, molto morbida sul viso, comoda da utilizzare anche col foreo. La mia pelle davvero sembra quasi più pulita, più illuminata e la sento più levigata, più morbida dopo aver utilizzato questa mousse, quindi ve la consiglio per il prezzo che ha. Con questo tripudio di ingredienti idratanti, lenitivi, antiossidanti, esfolianti, secondo me è un ottimo prodotto. Arriviamo ai miei preferiti, alla mia categoria preferita dei detergenti in crema. Ora, i detergenti in crema li troviamo di più nei marchi coreani, perché nei marchi europei ancora abbiamo gel, mousse, pochi detergenti in crema, devo dire, ma sono veramente ottimi, ragazzi, perché ci vuole pochissimissimo prodotto e fa una schiuma bella compatta, bella panna montata sul viso. Profumi di solito sono meravigliosi, spero che altri brand europei, senza farceli pagare tantissimo questi prodotti, facciano uscire queste creme detergenti. Vi faccio vedere tre creme detergenti, tutte coreane, che veramente meravigliose. Allora, ho provato questa in Italia, che mi è bastata per un mese, quindi mi sono fatta l'idea, di Innisfree, un brand coreano che trovate però anche da Sephora, quindi non c'è bisogno di andare da Stylevana, eccetera. Il detergente in crema a base di tè verde. A parte il profumo meraviglioso, cioè sa di tè verde, sembra di annusare proprio il tè appena fatto, buono, di sera che di mattina, ma lo usavo soprattutto la mattina perché è rinvigorente come profumo. All'interno ha diverse tipologie di tè verde, perché ha sia l'acqua di tè verde, l'estratto di tè verde, niacinamide, attivi interessanti, sono ottimi. Il tè verde in generale è ottimo per chi ha la pelle grassa mista, perché comunque va a regolare la produzione del sebo, quindi vedete la pelle effettivamente anche più opaca durante la giornata, utilizzando, ha l'effetto cumulativo utilizzando questo detergente di sera e di mattina. Io direi per tutti i tipi di pelle può andare benissimo, perché a parte essere un attivo sebo regolatore, è anche un attivo antiossidante, quindi antietà,
combatte i radicali liberi. Ovviamente non è strong, è un prodotto a risciacquo, però è un plus nel detergente. Un altro detergente in crema, ma questa volta con l'azione illuminante, anche qua aggiungerei rinvigorente, perché il profumo di agrumi di Pompelmo è qualcosa di spettacolare. È buonissimo, buonissimo, anche qua soprattutto la mattina oppure la sera, se magari utilizzavo dei trucchi un pochettino strong, quindi dovevo stare lì a struccare, quindi volevo sgrassare un po' di più il viso. Qui diciamo che parliamo di pelle non sensibile, perché ci sono degli olietti essenziali qua all'interno, soprattutto degli agrumi, ma non solo, c'è anche l'olio di pomodoro, l'olio di albicocca, l'olio di mango, di pompelmo, insomma i profumi si sentono tutti. Mi è andato a sensibilizzare la pelle, l'ho finito tutto da solo, mi piaceva tantissimo, poca quantità. Vi sgrassava davvero bene il viso, lo utilizzavo quelle volte quando volevo fare una pulizia un pochino più profonda. L'effetto illuminante, sì, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Era molto purificante e rinvigorente. Ve lo consiglio. Anche qui il prezzo è abbastanza basso. Siamo sotto i 10 euro per 150 ml. E questo è davvero il tempo di Pau. Cosa siamo? 6 mesi. E vi dura per 6 mesi, anche di più. Quindi questo detergente di Frudia lo consiglio assolutamente. Per chi ha la pelle grassa, mi sta anche normale o comunque spenta, che vorrebbe dare un po' quella sferzata di energia. Questa, ragazzi, è stata una chicca. Questo detergente in crema l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Style Bala l'anno scorso. Lo troverete sui siti, era un'edizione limitata, dedicata alla terra, bellissimo anche questo pack con il cuoricino, il detergente con la polvere di fagiolo fungo, cose asiatiche particolari, che dovrebbe essere purificante e idratante. Non so come facesse, ma era allo stesso tempo purificante e idratante. La consistenza, ragazzi, stranissima. Dentro aveva anche la centella, che andava a lenire la pelle, e il cacao, che andava ad idratare. Consistenza, avete presente, edamame. Comunque, la soia. E se l'andate a schiacciare vi viene questa pappetta. Questo detergente aveva questa consistenza di pappetta. Infatti io all'inizio l'ho preso, ho detto ma chissà se si emulsiona, se fa un po' di schiumetta. Sì, con l'aggiunta dell'acqua si trasformava in questa schiumetta un po' verde, un po' bianca, molto piacevole, e davvero mi dava la sensazione di pulire a fondo la pelle, ma anche di idratarla. Non sentivo neanche il bisogno di applicare un tonico quasi subito dopo, insomma la pelle non tirava per niente. Ovviamente il pH 5.5, quindi il pH perfetto della nostra pelle, come tutti i detergenti che vi faccio vedere oggi. Cioè diciamo che ormai mi conoscete, chi non mi dovesse conoscere, se non sei ancora iscritto, clicca, iscriviti e magari se ti piace il video mettimi un cuoricino. A te non costa niente, per me sarebbe veramente di grande aiuto. Dicevo, io opto sempre per i detergenti col pH ideale 5.5, perché così non aggredisce la pelle. Qua c'è una maggiore attenzione a mantenere appunto questo livello di microbioma della pelle perfetto, perché sentite la pelle appunto allo stesso tempo idratata e purificata. Cioè, la sentite anche quasi più piena. È una sensazione bellissima, infatti ho adorato questo detergente. Il profumo era di edamame, di soia, sì, non era piacevole, ecco. Se vado a paragonare un profumo agrumato, fresco, quello di Kies, no. Però, non so, sapete quelle cose che, come la mame, o li ami o li odi, o non li mangi mai, o li mangi sempre. Io mangio sempre edamame da giapponese. No, però veramente si sente che fa bene alla pelle. Dovrebbe essere anche un prodotto vegano, quindi ve lo consiglio. Se arriviamo agli ultimi tre detergenti particolari, insomma, non che non rientrino in nessuna categoria, ma ho lasciato questi tre bonus alla fine per darvi qualche chicca in più. Intanto un detergente solido, detergente viso solido, è ancora nella scatolina perché ogni volta che lo utilizzo lo metto via nella scatola ed è ancora integra, quindi fatta benissimo, di Officina Nature, che è un brand di Rimini che ho conosciuto durante la fiera Home Beauty. A parte le ragazze che insomma lavorano per questa azienda, veramente gentilissime, mi fa piacere andare a conoscere le loro novità. Perché mi è piaciuto questo detergente solido? Perché non ho ancora trovato dei detergenti solidi che non mi andassero o ad occludere quasi i pori, a creare questa sensazione di unto sul viso, quindi questa una specie di pellicola, chiamiamola così, oppure che mi andassero a seccare troppo. Ecco, il sapone, lo sappiamo tutti, però con le nuove tecnologie, con anche gli estratti attivi nuovi, devo dire che hanno fatto un buon lavoro. Questo è un detergente, lo faccio vedere anche così, è un detergente in mini size, poi c'è anche la Max Italia, ha un profumo
quasi inesistente, però abbastanza piacevole, ed è un detergente purificante. Sì, si sente, ecco, non lo consiglierei ad una pelle secca. Però, vi devo dire la verità, non mi seccava la pelle, quindi anche per le pelli normali, non so, proprio secche, secche. Le pelli secche andrei su un qualcosa in crema. C'è un detergente che vi faccio vedere subito dopo, potrebbe essere adatto per voi. Sicuramente deterge bene, non però, senza però aggredire la pelle, e questo mi piace tantissimo. All'interno ha l'estratto di mela, che è appunto un estratto purificante, alla glicerina che va un po' forse a compensare questa azione un po' più aggressiva, passatemi il termine. Insieme lavano davvero bene il viso, l'ho portato in vacanza, dura tantissimo, considerando che questa è una mini taglia. Se voi cercate un prodotto non in plastica, biocertificato, volete provare un qualcosa di solido, questo ve lo consiglio tanto. E ripeto, non ci sono davvero tanti detergenti viso che non siano o troppo aggressivi o troppo blandi in questo formato solido, e questo mi è piaciuto davvero moltissimo. Qua arriviamo al detergente per la pelle secca per eccellenza. In realtà questo detergente va bene anche per chi ha la pelle grassa, cioè veramente si parte dalla pelle grassa, molto grassa, acneica, sensibile, i primi segni di rosacea, non lo so, comunque una pelle magari che è un po' irritata, pelle secca, pelle matura. Lo amerete tutti, perché io ho la pelle grassa mista, l'ho fatto provare ad una mia amica con la pelle grassa, proprio l'ha amato. Mia mamma con la pelle secca l'ha amato, insomma, siamo praticamente fan di questo detergente. E parlo di un detergente con una texture particolare, perché non rientra nel texture gel, cioè sì, la texture è in gel, ma è un gel mischiato alla crema, non fa schiuma. Non fa assolutamente schiuma, quindi se volete, avete questo bisogno di sentire un po' la schiuma sul viso, di sentire il viso deterso, non vi darà questa sensazione. Ma di cosa parlo? Parlo del detergente di CeraVe per le pelli secche. Meraviglioso, ha i ceramidi all'interno, acido ialuronico, niacinamide, tutti gli ingredienti antiossidanti, idratanti, molto molto delicato sul viso. Sembra quasi di non lavarvi la faccia praticamente. Ve lo passate, dite boh, mi sono lavato, non lo so, lo risciacquate, sentite la pelle più morbida, quasi come se aveste già applicato il siero viso, ve lo giuro, più morbida, più rosea, più liscia, meraviglioso. Per il prezzo che ha, anche qua secondo me hanno tre formati, i detergenti di CeraVe sono davvero ottimi. A me piace sperimentare, qualche volta mi manca anche un po' il profumo, vi ho fatto vedere qualche detergente col profumo o qualcosa di diverso, insomma. Però se volete andare sul sicuro, un qualcosa di basico, con i detergenti di CeraVe per qualsiasi tipo di pelle non sbagliate. Qui davvero è ottimo, e potete prenderlo sia per il viso, se prendete una bella confezione grande, anche per il corpo, se avete magari la secchezza cutanea sul corpo, ottimo. Per me è davvero una chicca. L'ultimo detergente che ho provato in campioncino, però avevo 4 campioncini, un po' mi sono fatta l'idea. Un campioncino mi è durato per 3 giorni, praticamente per 2 settimane ho utilizzato questo detergente, cioè il detergente al carbone attivo di Equilibra. Mi ha sorpreso perché, ragazzi, allora appena l'ho aperto ho detto oddio, ma questo detergente è nero. Nero, proprio il colore del carbone. Infatti contiene il carbone attivo, l'aloe, che è un ingrediente lentivo, il carbone attivo invece è purificante, e l'acido lattico, che è sfogliante. Fa queste tre cose. Formulato bene, lo trovate nella grande distribuzione, bel pack, e poi l'odore. L'odore, raga, e poi il profumo, ragazzi. Profumo di qualche frutto, comunque dolcissimo. Sembra veramente di lavarvi con un, non so, un sapone per i bimbi, un qualcosa di divertente. E voi guardate questo prodotto che è nero, nerissimo. Ma com'è possibile? Perché se chiudete gli occhi il profumo sembra di un qualcosa di rosa, pesca, comunque un Big Bubble. Ecco, il profumo di Big Bubble. E quindi questa contrapposizione tra il colore, il profumo, poi dite troppo profumo, magari mi andrà a seccare troppo il viso. In realtà no, il viso è perfetto. Questa sensazione di freschezza, anche un po' di profumo dolce sul viso, rimane per alcuni minuti, piacevolissimo, davvero datemi una chance, che lui costa meno di 10 euro e appunto lo trovate facilmente da Tigo. Ecco ragazzi, questi erano i miei 10 detergenti in diverse texture preferiti, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri, quali texture in generale preferite. Io appunto opto per i detergenti col pH 5.5, normalmente per anni e anni li ho sempre preferiti in gel, forse in gel in estate, mentre in crema in inverno.
Però, per esempio, attualmente la mia mousse di Astra mi sta dando grandi soddisfazioni, quindi mi piace variare, provare sempre cose nuove, perché col detergente un po', insomma, si può fare. Avete ancora un po' di tempo, vi lascio un po' di video da guardare dopo questo. Ancora attuali come tematiche, vi mando un grosso bacio, cari, e alla prossima. Ciao!